Si può in una sola mattina fare progressi nel salto? Il nostro sommo Luca ci proverà con Andrea, cavia di questo esperimento. E nel finale di puntata alcune nostre novità 2021. Gaming, e-commerce. Ciao amici 365, via la puntata! Iniziamo quest'ultima puntata dell'anno con alcune news. Infatti l'annata agonistica di quest'anno è stata un po' spenta, un po' morta di eventi. La Coppa del Mondo è stata super rapida, veramente su pochissime prove, mentre per il prossimo anno l'Italia si propone come protagonista del mondo sia enduro che DH che marathon. Quindi Italia in prima linea, infatti potete vedere in sovraimpressione il calendario EWS 2021 dove ben 3 prove su 8 saranno in Italia. 23-27 giugno in Val di Fassa sarà la tappa 1 e 2. Poi la Tuile per il round 3, 4, 8 e 11 luglio, quindi prime due tappe di US in Italia. Per poi ritornare in Italia a Pietra Ligure per la tappa 8, il 18 e 19 settembre. Non può mancare finale Ligure, ormai definita la mecca per l'enduro mondiale, con il Trofeo delle Nazioni il 24-26 settembre. Evento a nazionali già proposto lo scorso anno e super apprezzato sia per chi guarda sia per chi partecipa. Non dimentichiamo che in abbinato ci sarà anche la prova di EWS in formato elettrico. E poi calendario di Coppa del Mondo, quindi DH e Cross Country, Coppa del Mondo UCI, e troviamo i campionati del mondo il 24 e 29 agosto a Commezzadura in Val di Sole. Quindi per gli appassionati di mountain bike sarà un 2021 spettacolare, ci dimenticheremo in fretta di tutti i problemi che abbiamo avuto in questa annata perché si preannuncia una stagione spettacolare. Senza dimenticare il campionato mondiale marathon all'Isola d'Elba il 2 ottobre. Ricordiamo che ogni round della Coppa del Mondo UCI è possibile vederlo tramite Red Bull TV, quindi web, smartphone o smart TV con apposita applicazione. E dopo questo preambolo diamo la linea al primo servizio. Si può imparare a saltare in poche ore? Linea A, Luca Sponda e rimanete con noi per le succose novità 2021 by 365 TV. Ciao amici di 365 TV, oggi siamo qua per un video molto molto figo. Settimana scorsa ci è arrivato un messaggio in redazione, il Davide me l'ha girato e adesso ve lo leggo. Il messaggio è questo: tutti capaci di far saltare uno come sottoscritto. La vera sfida è far saltare un paracarro come me. Te sai cos'è un paracarro? Beh, Boh, penso che comunque, sia uno che non sa saltare. ecco. Il buon Matteo, il nostro aiutante di oggi, saltare lo sa fare alla grande, flippa e insomma presentati un po' tu. Ciao, sono Matteo, vado in bici, mi piace saltare, lanciarmi. E cambia bici una volta al mese più o meno. La cavia di oggi sarà il buon Andrea. Entra e presentati. Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea, vado in bici da 3-4 anni circa, livello medio-basso. Sempre per colpa del tuo. Colpa del maestro. No, Davide è un grande Dovevo insegnante. essere Scherzi a io. parte. Qualcosina di BMX, ma poco. Sì, prima mi dicevi che insomma non è andata bene l'esperienza. Sì, ho rotto un piede, ma non dovrei dirlo perché al lavoro ho dato una versione diversa, quindi. Ah, magari dopo. Taglia, Magari taglia! dopo Taglia! tagliamo. Ci siamo. Oggi, se cadi, usiamo la stessa scooter dell'ultima Sì, volta. sì. E bene, siamo pronti. Bene, allora, come prima cosa. Farò fare del riscaldamento ad Andrea e nel frattempo cercherò di capire veramente a che livello è, perché spesso nei corsi mi arriva gente che mi dice: oh, io spacco il mondo, e dopo in realtà tutto fumo e niente arrosto. Sono sicuro che non è il caso di Andrea di oggi, perché mi sembra uno sincero, lo conosco da poco, ma sei sincero, Sono sincero. no? E tu, quando devi lanciare backflip, lo fai al primo giro? No. Ti scaldi? Sì, Bene, quindi sempre. adesso 10 minuti di riscaldamento.
Bene, allora ci siamo spostati sul salto più semplice e sì, sicuro della pista. Potete andare a trovare il vecchio video su come saltare in descrizione. Ho osservato Andrea, pompa bene, non ho ancora visto come salta, quindi prossima mossa gli farò fare dei bunny hop sul piano per vedere come se la cava. Ok, allora in questo non tanto, ma negli altri bunny hop che ho fatto prima si è visto un leggero ritardo del piegamento delle gambe, cosa che gli sganci te lo permettono. Se lo fai coi flat la bici rimane giù. Devo ricordare alla mia segretaria di non accettare messaggi da persone che usano gli sganci. Oggi in realtà non ho detto niente ad Andrea, giusto per non metterlo in confusione dandogli troppi feedback, troppi consigli. Volevo proprio vedere come salta lui di suo e dopo andare a lavorare in dettagli minimi, perché insomma il livello c'è. Te sei il classico che viene ai corsi dicendo che ha un livello inferiore di quello che è. Però piuttosto di creare aspettativa, no? Come potete vedere la rampa nel tempo è peggiorata non poco. Ci viene anche un po' a nostro favore perché butta meno di prima, cioè è meno dritta di prima. Così il nostro Andrea potrà arrivare abbastanza veloce e fare una parabola molto bassa e andare via in lunghezza. Ok, il salto, come spiegavo nel tutorial, più facile, lasciandosi andare. Esatto, poco movimento in aria e lasciare semplicemente la bici andare dritta. Com'è Andrea, te la senti? Proviamo. Allora, senza incasinare troppo Andrea, andremo a lavorare su un visivamente, nel senso io e Matteo gli facciamo vedere il salto, lui nel frattempo guarda, cerca di capire e cerca di imitarci. Quindi dovrà imitare me perché farò il salto quello in velocità, facendo poco movimento sulla rampa in aria. Invece non dovrà copiare Matteo, perché cercherà di gasare un po' troppo, come al solito, data la giovane età. Vado! Ma lo chiami salto quello? No! Niente, sti giovani d'oggi o full gas o niente. Le ginocchiere a riparte. Armadio, pulite, lavate. Ah sì, che sennò poi puzzano di sudore. Tu Andrea, no? Ce l'hai le ginocchiere? Ovvio. Bravo. Wow. È da operare. È tutto ok, è tutto ok. Bene, quindi adesso Andrea dimostrami che sei uno studente modello e che da questa cosa hai già imparato. Oltre al fatto di mettere le ginocchiere, chiaro. Ah sì, che? Di non cadere in curva. Bravo. E di stare attento all'albero col drone. Queste cose, sono una sull'altra, poi alla fine sono tutte cose. Quindi, dobbiamo vedere come salta Andrea, facci vedere un salto, via. Ma è già a metà del salto. È professionale questo. Ma cosa gli serve qui il maestro questo? Ti spaccavo un uovo con le chiappe però. Questo è più o meno quello che so fare, a volte più, a volte meno. Velocità giusta, troppo in avanti, troppo indietro, fai più questo. Dopo il primo tentativo non si fanno domande, non si rompono le balle, sennò si è come i bambini della prima fila. Bravo. Ma mi ha visto maestro, mi ha visto? Olè. Quindi adesso ne fai altri due o tre e dopo iniziamo a discuterne. Pedalare. Sì, chef. Primi consigli che non riguardano il salto. Curva possiamo entrare un po' più forte, so che abbiamo gli incubi di Matteo, sì, però sì, un po' più forte. Cacchio, c'è una pozzanghera gigante in mezzo e ci passi in mezzo, quindi magari prendi un po' più di velocità prima della curva e lascia andare la bici in curva, poi presto con la pedalata, ma quando sei sulla terra, non sul cemento. Adesso mi hai pedalato fin sotto la rampa, quindi non hai avuto modo di fare neanche un minimo di caricamento. Oggi è molto dura perché arrivare forti è un casino. Serve un cioccolatino. Ecco, arriva l'aiuto da casa. Fai un movimento di questo genere sul piano. Ok. Dai una pompata in giù e stacchi quasi a ruote pari. Tende ad andare un po' in avanti. Sì, poi guarda indietro. Guarda come chiude le ginocchia, come se dovesse fare un bar spin. Pinza la sella quando salta. Sì. E tira di più sul dietro che davanti. Cioè così rischia un po' di impuntarsi, secondo sì, me. Sì, sì. Sempre è colpa degli sganci maledetti. E guarda un po' più avanti quando lo fai perché stai guardando sotto, come se non sapessi cosa fare per far quel movimento lì. Fallo senza guardare, spingo, vado su
così riesci a mantenere anche meglio l'equilibrio. Devo riflettere mentre lo faccio, ok? E se sta succedendo qualcosa di sbagliato, devo muovere il corpo e correggere. Niente irrigidimenti, ok? Sempre pronti, che può capitare di atterrare storti, corti, lunghi, ok? La differenza la fa se sono pronto o se non sono pronto. Se non sono pronto succede disastro. Se sono pronto riesco a correggermi. Quello che temo è che una volta in aria Andrea si sbilanci a destra o sinistra, che è quasi più pericoloso in questi salti qua dell'impuntamento. Perché qua non c'è tanto rischio di impuntamento, ma se si storge tutto a destra e si irrigidisce rischia proprio di cadere di lato. Quindi voglio che prenda bene il controllo dell'equilibrio. Sto spiegando questa tecnica di salto che non è proprio quella ideale, ma è quella in questo caso per Andrea, migliore, per quello che vogliamo fare, più sicura, ok? Quindi un'uscita dalla rampa a ruote pari e un atterraggio quasi a ruote pari. Adesso là l'atterraggio sarà un po' inclinato, starà, cioè toccherà ad Andrea impuntarla un pelettino, ma per i primi salti preferisco un atterraggio a ruote pari che sia corto o lungo, ok? Se mi arriva corto a ruote pari deve solo assorbire la gobba e basta, cioè l'importante è sempre che non si sbilanci a destra e a sinistra. Se mi arriva lungo si deve preparare un atterraggio più pesante, ma se è in posizione, come gli ho fatto vedere prima ma non aveva registrato, non è successo è comunque nulla. In sicurezza, esatto, sicurezza prima di tutto. Quindi Andrea, adesso partiamo da qua, teniamo sempre più o meno la stessa rincorsa, copio la prima gobba, stacco e simulo l'arrivar lungo, okay? Ok, così ci prepariamo già a cosa vuol dire arrivar lungo. Vai. Bello? Ottimo. Ah, questo era bruttissimo. Ecco, la coordinazione non sai cos'è. Qua stavo pensando di fare una cosa e ho perso il tempo. Stavo pensando di non piegarmi troppo sul manubrio e ho perso il tempo, ero già di giù praticamente. Porca troia, mi superato. Dacci le tue sensazioni. Allora, mi verrebbe da fare di più. Cioè, mi tengo un po' frenato per atterrar lì. Mi Ma la differenza tra quello di prima e quello di adesso, cosa hai fatto? No, non lo so. Cerco di stare, di pensare meno che posso in realtà. Perché sennò comincio a tenermi pronto a fare una cosa o l'altra e poi va a finire che... Però io non ti chiedo una riflessione nel mentre, ma un'analisi dopo. Troppo. Analizzo quello che ho fatto, penso a come cambiarlo, se riesco bene, sennò vado. È un modo per capire cosa sto facendo in aria. Cioè tipo adesso rispetto a prima sei arrivato più lento e mi hai fatto più movimento, quindi più lento, più movimento, hai cominciato un attimo a... Normalmente andrebbe bene, ma per il nostro risultato che vogliamo ottenere oggi lo stai un po' complicando. Quindi arrivo più veloce. Quindi tieni sempre la stessa velocità, ok? La prima, quando sei arrivato con la ruota davanti lì, stiamo facendo quello che voglio io, cioè prepararsi a un atterraggio corto, ok? Siamo. Corto intendi con la ruota dietro, sopra e quella o davanti. A cavallo della gobba. Bello. Ehi là, è quasi chiuso. Questo c'era. È tutta scuola. Cioè stai ripetendo il movimento bene. Tu come ti senti? Distrutto. Senza fiato, sì, ma in realtà sto cercando di allungare. È che... piano piano. Okay. Sono vecchio, cazzo. È vecchio. Sto ragazzino. Buono, ci siamo? Dai che ci siamo Andrea, è il momento buono. Quindi, poca spinta, no? Eh? Poca spinta. Concentriamoci sul chiuderlo. Lasciamo stare l'arrivar corto, dobbiamo chiuderlo, sennò casca il palco qua. Prendi bene fiato, parti da un po' più indietro,
aumenta un po' la velocità, spingi con quei cazzo di polpacci lì. Gasala un po', e... cioccolatino. E lancialo. I tempi sono maturi. Pensa al Pandoro! Ho pensato. Ecco, è convinto, convinto. È convinto. Bello, perfetto, perfetto! Preciso! Bella Andre, ce l'abbiamo fatta! Andiamo a bere! Andiamo, vai. Andiamo a bere! Ero a casa mia, ho visto il salto, porca puttana! Bella lì! Torno a casa! Ciao Davide! Ciao! Bene! Come sei tipo World Champion! Terzo tempo adesso! Ci sta che è gasato oggi, abbiamo chiuso un salto importante, te lo saresti aspettato di chiudere qui? No, sinceramente. Quindi obiettivo per oggi raggiunto. Noi adesso quindi... tuffo nel fiume! Lo sbarbatello di 19 anni, no? Viene qua, cazzo. Non, non sa che la sua età, facevo cose, guarda. Andate troppo sulla sicurezza voi. Ciao a tutti. Alla prossima. Grazie. Evviva 365. Anni 80. Ed eccoci di ritorno in studio. Avevo annunciato delle novità per la prossima stagione di 365 2021. Non perderò tempo, quindi iniziamo subito dalla prima. Sarà l'apertura di un e-commerce sul portale 365 Mountain Bike. Quindi si amplierà, diciamo, l'offerta per quanto riguarda 365 con la vendita di t-shirt, gadget, ok, t-shirt non autopubblicizzanti, non di bassa qualità, ma prodotti da biker per biker, quindi prodotti originali, slogan divertenti, ottima qualità dei tessuti, quindi capi d'abbigliamento indossabili ovunque, anche al primo appuntamento, e farete la vostra porca figura. Altra novità, Fantasy MTB, arriva la prima app di Fanta Mountain Bike dedicata appunto al fuoristrada. 365 è in prima linea per la creazione di un'applicazione smartphone per quanto riguarda il Fanta, o Fantasy in inglese. Ma cos'è un Fanta MTB? Allora, per chi è esperto di Fanta calcio non ha problemi, conosce già le regole. Per chi non è sul pezzo, semplice, basta, è una sorta di gioco online, basta creare la propria squadra con un budget limitato e naturalmente chi farà più punti, chi avrà gli atleti meglio classificati nelle gare reali, prenderà più punti per la propria squadra. Un'app che potrebbe dar vita a molte cose innovative sul portale. E se volete ulteriori info vi lascio qui in descrizione il sito. E ok, è una presentazione bozza, visto che è proprio agli inizi. Abbiamo lanciato questa bomba e con il tempo vi snoccioleremo le varie caratteristiche. E ti invito a seguirci per essere sempre aggiornato su queste novità. E con questo siamo in conclusione della ultima puntata dell'anno di 365 TV. Mi raccomando, continuate a seguirci e vi salutiamo con una battuta molto originale del tipo al prossimo anno, quindi a lunedì prossimo, sempre 20:30 qui su questi schermi. Ciao ragazzi!